Ora si dovrei. registrerà la conferenza. Sono degli eventi che teniamo da un anno, direi, da aprile scorso, quando siamo stati tutti costretti a casa, diciamo così, per mantenere un po' di contatto con le persone con cui parliamo o comunque interessate in generale ai temi di cui GITAR si occupa. Nel corso degli anni, dei mesi, è diventato un appuntamento fisso 2 volte al mese, 2 mercoledì al mese, in cui parliamo in maniera molto libera di argomenti vari, devo dire vari, ovviamente di interesse più o meno insomma nella sfera dell'osservazione della Terra, delle space technologies, dei sistemi informativi territoriali, insomma tutto ciò che ruota attorno a questi temi, però in maniera appunto molto varia, da una settimana, da un mese all'altro, da un appuntamento all'altro cambiano i temi, l'accesso è, come avete provato, è libero a tutti, lo spirito è proprio quello di fare una chiacchierata prima di iniziare la giornata lavorativa. Il jawbreak è comunque registrato, quindi lo troverete poi per rivederlo nel caso interessasse sul nostro canale YouTube. Oggi parliamo di Displace, che con Massimiliano Kersic, che è l'amministratore di Yet It Move, che è l'azienda che ha progettato e sviluppato Displace, con cui noi Digitel abbiamo avviato una collaborazione da qualche mese. Displace è un sistema, come appunto dice il titolo, come Massimiliano ci spiegherà, per il monitoraggio degli spostamenti, quindi strutture, infrastrutture, frane. Questo è il contesto all'interno del quale ci muoviamo oggi. Per cui direi, lascio la parola a Massimiliano, per cui ci sarà una presentazione di un po' di minuti, una trentina di minuti tipicamente, poi ci sarà spazio se per curiosità, per parlarne in maniera veramente molto libera. Ok, niente, a te. Va Vai bene, pure. grazie, grazie a tutti i presenti. La presentazione è molto, insomma, molto leggera. Ho cercato di, insomma, di mantenere una linea piuttosto discorsiva. E appunto, come diceva Tiziano, l'argomento è appunto il monitoraggio degli spostamenti superficiali del terreno effettuato con la tecnologia GNSS a basso costo. Nella fattispecie, appunto, come diceva Tiziano, la soluzione di monitoraggio, che è un po' il focus di questa presentazione, si chiama Displace, che è una parola che mutua, insomma, due parole inglesi: una è display, cioè mostrare, e l'altra è displacement, che appunto vuol dire spostamento. Sappiamo che ogni cosa sulla Terra si muove, non c'è nulla di fermo sulla superficie terrestre. Uomini, animali, macchine, navi, eccetera. Però anche l'edificio in cui ci troviamo in questo momento si sta lentamente spostando nel tempo. Anche le montagne e il terreno intorno a noi è soggetto a spostamenti. Questi spostamenti che, seppur molto lenti, e quindi sono spostamenti non percettibili all'occhio umano, sono sostanzialmente dovuti a fenomeni che riguardano appunto la scala globale, come la tettonica a placche, piuttosto che a scala regionale, come la sismicità o gli spostamenti dovuti appunto alla geodinamica, quindi le faglie tettoniche. Piuttosto che a fenomeni geofisici di scala locale, come ad esempio la subsidenza, il bradisismo, le frane, il vulcanismo, e anche ad attività dovute all'uomo, come ad esempio possono essere scavi, perforazioni che possono rendere instabile il terreno dove esse vengono effettuate. Purtroppo questi spostamenti, pur lenti, possono in certi casi e alla lunga creare dei danni e a volte anche potenziali perdite di vite umane. Nel caso delle frane, ad esempio, vedete due fotografie, quella di destra l'ho fatta io personalmente, e come vedete è abbastanza impressionante come una parte di una cittadina
sia stata letteralmente colpita e corrosa da un movimento che ha sostanzialmente danneggiato e reso inagibili molte case del paese stesso. Il monitoraggio finalmente e l'allerta precoce dai rischi indotti da questo tipo di fenomeni, in particolare in Italia a rischio idrogeologico, come tutti sappiamo, estremamente sentito, sta diventando sempre di più sta diventando oggetto dell'attenzione da parte delle autorità preposte al controllo del territorio e delle infrastrutture critico. Tristemente anche per lo stato, se vogliamo, un po' delle infrastrutture che sul territorio italiano che non è dei migliori, come purtroppo tutti sappiamo. In realtà, già dal 2014 il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato delle linee guida per il monitoraggio della sismicità e della de deformazione del suolo. Per cui, insomma, è un processo lento, ma comunque non direi forte, ma comunque in sensibile crescita. Appunto il discorso del monitoraggio degli spostamenti superficiali. Ma perché il GNSS? Il GNSS in realtà è il GPS, tutti lo usiamo per navigare in macchina, per vari tipi di applicazione, più in generale adesso GNSS, che sta per Global Navigation Satellite System, che comprende anche i sistemi satellitari europeo, Galileo, oppure anche cinese Compass o russo GLONASS, è di fatto da sempre la soluzione tecnologica ottimale per la misura degli spostamenti superficiali, perché funziona sostanzialmente in continuo, 24 ore su 7 giorni e in qualsiasi condizione meteorologica. E il motivo però della scarsa diffusione, diciamo fino a qualche anno fa, del GNSS nel monitoraggio degli spostamenti superficiali è dovuto sostanzialmente su alcuni punti, su alcuni aspetti che ne hanno un po' limitato l'utilizzo, in particolare i costi della strumentazione che sono da sempre stati molto elevati e anche i costi per le infrastrutture necessarie per installare in aree del mondo spesso difficili da raggiungere, strumentazione caratterizzata da grossi ingombri e pesi e anche alti consumi energetici, cosa che implicava tra l'altro appunto mettere grossi pannelli solari perché le frane non di solito i punti dove che devi sostanzialmente tenere sotto controllo la maggior parte delle volte non sono raggiungibili o sono difficilmente raggiungibili, per cui spesso dovevano arrivare con l'elicottero oppure portare comunque pannelli solari molto, e batterie molto pesanti. E tutte queste considerazioni sono appunto, credo, a mio avviso, alla base della scarsa diffusione sul mercato del GNSS in questo settore, cioè nel settore molto specialistico e verticale che è quello del monitoraggio di spostamenti. Proprio per rispondere un po' a questa mancanza sul mercato, è nato un po' il progetto di Yeti Mus, appunto l'azienda che rappresento. Che ha avviato lo sviluppo e l'ingegnerizzazione, cioè la progettazione, lo sviluppo e l'ingegnerizzazione di una soluzione che poi è diventata una soluzione commerciale, che è appunto che abbiamo chiamato Displace, una soluzione IoT, cioè internet, che si basa un po' sui paradigmi moderni, attuali dell'Internet of Things. E ad elevato rapporto tecnologia-costo, che è basata cioè su sensori GNSS a basso costo, e in cui sostanzialmente la progettazione è nata e partita con lo scopo proprio di sviluppare una soluzione dedicata esclusivamente a questo tipo di applicazione. Questo ha consentito ovviamente di realizzare una soluzione magari essenziale, minimale, ma che consentisse appunto di costare poco e di risolvere il problema del monitoraggio in tutti i suoi aspetti, cioè funzionare in continua, funzionare automatico, i ricevitori leggeri, compatti e soprattutto a basso consumo di energia, cosa che ovviamente consente l'utilizzo di piccoli pannelli solari, di piccole batterie,
quindi infrastrutture anche proporzionate in termini di costo al costo stesso della strumentazione. Il ricevitore GNSS per questo tipo di monitoraggi può essere tranquillamente un GNSS a singola frequenza, alimentato, dicevo, come dicevo, da piccoli pannelli solari e piccole batterie. Abbiamo implementato un sistema di trasmissione dei dati punto punto, cioè nodo nodo, che consente di ottimizzare anche la trasmissione dei dati e anche quindi minimizzando anche i costi appunto della trasmissione dei dati dal modem al computer che funziona da server. Ed è stato corredato soprattutto da un software che acquisisce i dati, li processa, perché purtroppo i dati GNSS, per poter essere di qualche utilizzo nel campo del monitoraggio di spostamenti, dove sono richieste precisioni elevatissime, cioè ripetibilità elevatissime delle soluzioni, perché si sta parlando di spostamenti millimetrici, non parliamo di spostamenti metrici. Quindi servono degli algoritmi che consentono appunto di processare opportunamente i dati e di calcolare le quantità che servono poi ai geofisici per capire che cosa sta succedendo in quell'area. Il server, appunto, è il co componente software che acquisisce i dati in automatico, li processa e sostanzialmente espone dei servizi web basati sul protocollo REST, dati e soprattutto servizi web ai quali è possibile accedere attraverso una ulteriore applicazione esterna che è il client, quindi è il cruscotto, insomma, un po' l'ambiente che eventualmente, se abbiamo tempo, posso anche farvi vedere in una sorta di demo più avanti, che fornisce all'utente tutte le funzionalità necessarie al monitoraggio e inoltre che è in grado di generare eventuali messaggi di avviso in caso di anomalie nel funzionamento del sistema oppure di allerta. Quindi implementa un vero e proprio sistema cosiddetto di allerta precoce o di early warning. L'architettura è piuttosto semplice, voi vedete sulla sinistra in alto i satelliti GNSS che costituiscono di fatto un sottosistema di displays, i ricevitori che sostanzialmente vengono ancorati sui punti che devono essere soggetti a monitoraggio, uno o più punti, più nodi della rete viene sostanzialmente eletta a gateway, cioè a nodo che è deputato al trasferimento dei dati, alla trasmissione dei dati sulla rete internet attraverso un modem, dati che arrivano appunto al server in basso a destra, dove appunto avviene il processamento, dei dati e l'esposizione dei servizi web, e ancora attraverso internet in qualsiasi punto del globo, n utenti possono accedere alle reti ovviamente di loro competenza, quindi ciascuno deve superare una fase di autenticazione attraverso una username e una password per poter accedere alla o alle reti che gli competono e quindi di tenere sotto controllo la situazione. Sulla destra vedete alcune foto di una cassetta con un ricevitore, una batteria. Vedete che è estremamente semplice: è una piccola scatola con una batteria, un palo che viene ancorato sostanzialmente al punto che può essere dentro in una roccia piuttosto che in un massetto nel terreno. Questo palo sostanzialmente sorregge un'antenna, che è quella che vedete in alto, nella fotografia di sinistra, in alto. L'antenna acquisisce i segnali GNSS che vengono appunto portati al ricevitore, vengono digitalizzati, acquisiti, digitalizzati e trasmessi al server. Abbiamo usato appunto un chipset a singola frequenza u-blox, molto semplice,
però è anche efficace, nel senso che abbiamo fatto dei test di benchmark a suo tempo, confrontando i dati con ricevitori professionali proprio di top di gamma, e posso assicurarvi che su piccole scale, come possono essere quelle del monitoraggio geofisico, quindi frane, subsidenza, eccetera, eccetera, quando le linee di base sono sufficientemente corte, le prestazioni di ricevitori di questo tipo sono compatibili e confrontabili con quelle dei ricevitori di professionali che vengono utilizzati, che erano utilizzati fino a qualche tempo fa. Abbiamo un'antenna appunto L1 che noi processiamo le osservabili sia GPS che Galileo. Il modulo di alimentazione è un pannello solare da 20 watt o da 50 watt, quindi o un foglio A4 per intenderci, o un foglio A3. Nella foto in realtà c'è un pannello da 80 watt perché l'utente ci ha chiesto un pannello un po' più grande, però sostanzialmente è possibile tranquillamente utilizzare pannelli solari molto piccoli e batterie da 12 ampere ora, che sono degli scatolotti molto molto compatti, come potete vedere nella foto di destra. E a bordo del ricevitore c'è una micro SD che consente il salvataggio locale dei dati in caso di problemi nella trasmissione. È possibile sempre recuperare i dati e appunto è possibile trasmettere i dati da punto a punto attraverso delle antenne direzionali. Non so se la riuscite a vedere, però sotto l'antenna GNSS, quell'ogiva bianca, c'è un'antenna direzionale. Qui questo è un punto in frana che trasmette il dato a una stazione di riferimento che sta a valle, che è il punto fisso. Noi facciamo sempre un processamento dati differenziale per ottimizzare appunto l'accuratezza e la precisione dei risultati. Si utilizza appunto sempre e comunque un punto di riferimento. D'altro canto, quando si parla di spostamenti, bisogna sempre porsi la domanda spostamento rispetto a che cosa? In questo caso, appunto, è rispetto a una stazione GNSS, anch'essa, che viene posta in un'area stabile, tipicamente a valle di un pendio soggetto ad instabilità. I nodi displays formano una rete locale che noi chiamiamo quasi mesh, e non tutti i punti comunicano con i punti. In realtà ogni nodo GNSS può essere utilizzato come una sorta di ponte radio, quindi con questa modalità però abbiamo visto per esperienza, in tutte le esperienze di monitoraggio che abbiamo fatto finora, è più che sufficiente per riuscire a ottimizzare la rete e a portare i dati al server con un solo gateway nella maggior parte dei casi, o con pochissimi gateway nelle reti più grandi e magari dove ci sono delle sottoreti, magari in valli parallele, nascoste alla vista degli altri punti. In un sito, appunto, come dicevo, possono coesistere reti multiple per coprire vaste aree, però i dati possono poi essere processati insieme, quindi non c'è bisogno della vista tra un punto e l'altro nel GNSS. Il numero di nodi che formano una rete può essere quindi aumentato arbitrariamente. Il server, come dicevo, è un computer semplicemente che serve un computer particolarmente potente, o con delle caratteristiche particolari, sostanzialmente acquisisce i dati dai vari ricevitori displays. Eventualmente possono essere integrate stazioni preesistenti anche di terze parti all'interno del sistema, quindi acquisendo i dati o attraverso FTP o attraverso stream di RTCM, è possibile integrare nelle reti displays anche ricevitori preesistenti presenti in zona. Molti clienti, nostri clienti, usano delle stazioni di riferimento, magari regionali, come reference in attività di monitoraggio. E è interessante perché displays consente anche in questo senso di densificare delle reti preesistenti per creare delle reti di monitoraggio geofisico. In realtà adesso abbiamo anche la soluzione a doppia frequenza, che si chiama Turnkey, che andrà un po' anche
ad avere un significato proprio nel senso della densificazione di reti di monitoraggio regionali preesistenti. Il server può essere implementato su cloud oppure su una risorsa dell'utente e, cosa importante, i dati rimangono di proprietà dell'utente, quindi non è un servizio questo, è un prodotto vero e proprio che viene venduto e l'utente ne ha il pieno controllo. Il punto finale, diciamo la parte finale del sistema, è il software che consente la visualizzazione dei dati, delle serie storiche, delle statistiche, gli spostamenti, le velocità di spostamenti e anche lo stato della rete. Quindi è possibile, come vedremo, visualizzare le tensioni delle batterie per vedere se c'è magari una batteria che si sta scaricando, che non funziona più bene, vedere i cicli giorno-notte dalle tensioni dei pannelli solari e così via. E in questo software è possibile anche gestire, impostare delle soglie per la generazione di avvertimenti o di allerte e generare PDF in modalità completamente automatica. Questo, ad esempio, come vedete, nei grafici ci sono le tensioni delle batterie in alto, la tensione dei pannelli in basso, quindi cicli di carica e scarica diurni, e la telemetria wireless, cioè per vedere se effettivamente la trasmissione dei dati wireless attraverso appunto questa rete locale di trasmissione dati sta funzionando bene oppure se ci sono stati dei problemi. È possibile integrare anche dati da altri sensori, non solo GNSS, ma sensori esterni come piezometri, estensimetri, catene inclinometriche, stazioni meteo e così via, e quindi poter eventualmente avere il controllo della situazione di monitoraggio integrando anche dati da sensori esterni. Il display attualmente è stato installato in 17 siti di monitoraggio, 13 in Italia e 4 in Europa, e con più di 100 nodi installati ormai tra Italia ed Europa. I principali utilizzatori sono grossi stakeholder come possono essere Edison piuttosto che RFI o Alperia, piuttosto che centri di ricerca come l'INGV o l'OGS, l'Istituto Nazionale di Geofisica Sperimentale, oppure pubbliche amministrazioni come ad esempio la provincia autonoma di Trento, come l'Università di Genova e così via. Oppure anche diciamo, aziende, società private che poi rivendono la soluzione oppure rivendono il servizio di monitoraggio, come può essere la Solgeo o il CESI, ad esempio. Passo ad alcuni casi applicativi che forse sono quelli più così divertenti e anche interessanti, e che sono, ne ho scelti due in particolare, ma ce ne possono essere, posso anche far vedere qualche grafico, magari direttamente sull'applicazione Displays, nel caso ci fosse il tempo. I casi applicativi sono quelli di condotta forzata, in Alto Adige. Non per ragioni di riservatezza preferisco non dire dove esattamente, però questa condotta forzata appunto è sostanzialmente un grosso tubo di metallo che scende a valle e convoglia appunto l'acqua in una centrale idroelettrica che poi produce energia elettrica. Quest'area sostanzialmente è soggetta a una deformazione gravitativa profonda, per cui qualche anno fa l'azienda che la gestisce ha deciso di implementare un sistema di monitoraggio. Ovviamente hanno anche altri sistemi, ma anche hanno deciso di mettere anche i GPS. I GPS sono stati sostanzialmente messi sui plinthi, adesso poi vedremo qualche foto, sui plinthi che sorreggono la condotta. Qui stiamo parlando di una condotta lunga circa 1300 metri, quindi come vedete, anche per un monitoraggio di questo tipo stiamo parlando di linee di base fino al chilometro e mezzo. La pendenza è piuttosto elevata, come potremmo vedere, sfortunatamente perché l'installazione è stata abbastanza impegnativa, devo dire, anche perché è avvenuta a dicembre
c'era veramente molta neve. Qui abbiamo installato 13 nodi, uno sempre utilizzato come riferimento che è stato installato presso la centrale idroelettrica. Le antenne sono state installate su pali a sezione quadrata con 8 centimetri di lato, ancorati tutti al plinto che appunto sostiene la condotta che vedete sulla destra. Vedete la cassetta della nostra cassetta che contiene la strumentazione. E in alto c'è, adesso non si vede bene, ma c'è l'antenna GNSS. Solo uno dei punti in realtà è stato installato in piena terra. In effetti poi vedremo che ha un'attitudine al movimento un pochino diversa rispetto agli altri. Su questa condotta forzata, essendo presenti anche altri sensori, è stata portata una linea elettrica di potenza 220 volt alternata, per cui non abbiamo dovuto usare pannelli solari o pannelli solari, ma semplicemente degli alimentatori con ingresso a 220 volt alternato e uscita a 12 volt in continua. La trasmissione dei dati locali avviene attraverso fibra ottica, perché c'era la fibra ottica, per cui abbiamo utilizzato quella. E come dicevo, l'obiettivo del monitoraggio è la quantificazione degli spostamenti dovuti a una deformazione gravitativa profonda. Questa è un'altra foto della nostra cassetta, diciamo c'è il quadro elettrico, la nostra cassetta, e a fianco appunto vedete il corpo della condotta. Questo è un altro punto, come vedete la pendenza è abbastanza importante, è stato divertente quanto faticoso installare questi punti. Però insomma ne valsa la pena perché è un sistema che funziona molto bene e che tuttora dà degli ottimi risultati. Come vedete gli spostamenti non sono estremamente importanti, nel senso che si parla comunque di spostamenti che sono in certa misura compatibili un po' con la geodinamica, quindi stiamo parlando di millimetri all'anno, di qualche millimetro all'anno. Vedete le frecce blu e rosse? Le frecce blu sono lo spostamento in planimetria e le frecce rosse lo spostamento in quota. Come vedete, c'è una certa tendenza appunto ad allinearsi queste freccette blu, allinearsi con la direzione della condotta che appunto ovviamente si trova sulla linea di massima pendenza, quindi gli spostamenti sono spostamenti abbastanza naturali dovuti appunto più al pendio che a fenomeni, secondo me, di deformazione gravitativa. Si vedono due frecce un po' anomale, una è quella che coinvolge il nodo che si chiama SV6, che è ortogonale in un certo senso alla direzione di massima pendenza, e l'altra è quella di SV5, come vedete, che ha un modulo piuttosto elevato rispetto a tutti gli altri. Vediamo un attimo che cosa è successo. Vediamo un po' SV6, che è sostanzialmente il punto in piena terra, cioè l'unico punto che non è stato vincolato al plinto della condotta. Come vedete, a un certo punto c'è stato uno spostamento importante. Di questo punto, soprattutto nella componente S, c'è stata una veloce accelerazione. Vedete che comunque i punti salgono, non è un vero e proprio gradino, ma c'è stata un'accelerazione importante per poi, dopodiché si è stabilizzato. Questo semplicemente è stato dovuto allo scivolamento del terreno rispetto al plinto della condotta. Questo dimostra che c'è uno spostamento differenziale tra questo punto e il plinto della condotta. Un'altra cosa interessante che è successa circa a dicembre del 2020. È stato questo salto. Questo sì che è un vero e proprio salto. Come vedete, a un certo punto, sia in componente nord che in componente est, si è visto uno spostamento di circa 4-5 centimetri.
Che cos'è che è successo? Sostanzialmente sono andati a fare un sopralluogo e hanno sostanzialmente trovato un cumulo di neve che si era depositato, e probabilmente era anche arrivato e sceso con una certa inerzia contro il palo. Come vedete, spostandolo, si può vedere appunto da questo snodo, purtroppo in effetti questo è stato un po' un difetto di progettazione, ma i pali li abbiamo trovati così come erano. Nel senso che hanno questo snodo che era stato, diciamo, originariamente pensato per poter piegare il palo e per installare con più facilità l'antenna sulla sommità del palo, per poi rimettere appunto il palo stesso in posizione verticale. Però in questo caso una piccola slavina ha spostato il palo di quel tanto che basta. Per poter vedere uno spostamento. Qui stiamo parlando tra l'altro di uno spostamento di 5 centimetri, quindi è uno spostamento che va ben oltre alla sensibilità dello strumento Displace. Quindi è, come vedete, un gradino che è tranquillamente visibile nelle serie storiche. Ecco, passo a un altro caso d'uso, l'ultimo, poi passiamo appunto alle domande, se ve ne sono, è il monitoraggio di una diga d'arco. Vedete il corpo della diga, il coronamento della diga, da punto a punto la diga misura circa meno di 200 metri. Qui sono stati sostanzialmente installati quattro nodi, uno di nuovo presso la centrale, diciamo quell'edificio che vedete in alto, alla fine del coronamento della diga, e gli altri tre sono stati installati sul coronamento della diga. Sono stati installati su pali di sezione rotonda di 8 centimetri di diametro. Le linee di base sono sempre sotto i 160 metri. L'alimentazione di nuovo a 220 volt l'abbiamo trovata, per cui non c'è stato bisogno di mettere pannelli solari. E la trasmissione locale, viste le distanze, è stata effettuata attraverso delle piccole antenne a lama, quindi non c'è neanche stato bisogno di utilizzare delle antenne direzionali. Qui l'obiettivo del monitoraggio era la misura delle ampiezze di spostamento del coronamento della diga in funzione dei riempimenti e degli svuotamenti dell'invaso. Questa è una fotografia di uno dei punti, come vedete, e delle fasi di installazione. Veramente considerate che noi per installare 4-5 punti, diciamo, installare 4-5 punti in 6 ore di lavoro, ecco, circa, diciamo che 6 punti sono vicini anche di meno, ecco, però in generale per controllare poi che tutti i dati arrivano, per fare un po' di controlli, bisogna sempre calcolare circa un'ora appunto per l'installazione, che comunque è un tempo discreto anche per ottimizzare appunto i costi dovuti all'installazione del sistema di monitoraggio. Ecco, come vedete, questi sono i grafici degli spostamenti in circa 6 mesi, poco più di 6 mesi di dati. Come vedete, ci sono degli spostamenti importanti. Qui, questo è uno spostamento di 2 centimetri, come vedete, ha un'ampiezza di circa 2 centimetri, su tutti e tre i punti MM01, MM02, MM03. Come vedete, questo è il primo punto, quello più vicino alla reference, che è quel punto blu che vedete alla fine del coronamento della diga. Anche gli altri punti hanno delle ampiezze confrontabili e direzioni confrontabili. Come vedete, ad esempio, su MM03 la componente est è sostanzialmente contrapposta a quella degli altri due punti. Adesso vedremo anche perché. Qui sostanzialmente è un articolo di giornale che fa vedere come ogni tanto si svuota l'invaso e riaffiora addirittura un borgo antico, e ci sono appunto dei turisti che vanno a visitarlo quando c'è poca acqua o non c'è acqua. E appunto, come si può vedere, queste sono di nuovo i vettori di spostamento. Come vedete, il vettore, la componente est, il nord è verso l'alto,
la componente est del punto MM3 è sempre contrapposta alla componente est dei punti 1 e 2, e questo spiega il motivo per cui il grafico in alto, vedete, va verso l'altro, mentre i grafici degli altri, della componente est degli altri due punti va verso il basso. Quindi qua questo è un caso appunto in cui il sistema ha funzionato estremamente bene, ha fornito i risultati attesi dall'utilizzatore e che è ancora in funzione, quindi è utilizzato tuttora come sistema di monitoraggio appunto di spostamenti della diga. Per concludere, GNSS a basso costo, risorsa che sta diventando sempre più importante per il monitoraggio degli spostamenti del terreno e di infrastrutture critiche. Funziona in continua in qualsiasi condizione meteo, consente l'attuazione di sistemi di allerta precoce dei rischi connessi a eventi potenzialmente catastrofici e l'abbattimento dei costi di realizzazione delle reti di monitoraggio basate su questa tecnologia sta rendendo sempre più capillare la sua diffusione in questi campi di applicazioni. Per cui ci sono tutti i presupposti per poter rendere questa tecnologia sempre più diffusa per questo tipo di applicazione. Io sostanzialmente ho finito e a questo punto lascio la parola a chiunque voglia fare dei commenti, delle domande o delle richieste di chiarimento, insomma. Grazie mille, grazie mille. Mi sembra, anche per la puntualità, mezz'ora precisa precisa, quindi molto bene. E niente, a me pare una presentazione molto, molto esaustiva del sistema, anche appunto con i casi, con gli esempi che sono stati, che rendono un po' chiaro, insomma. Io credo che questa sia una tecnologia, questa di displacing, ma in generale questo tipo di tecnologia, su cui noi abbiamo gli occhi da tempo vuol dire da un bel po' di anni, ma adesso credo che sia proprio matura, molto matura. Lo dimostra, direi, al di là del mio parere, che può valere quello che può valere, lo dimostra il mercato, insomma. Displace, non mi ricordo se l'hai detto, però ne sono stati installati un numero considerevole nei 2 o 3 anni scorsi. Sì, diciamo che abbiamo iniziato, la prima installazione l'abbiamo fatta nel dicembre del 2017, quindi considerando anche che c'è stata un po' una pausa l'anno scorso, per ovvie ragioni, e quindi l'ultimo anno, se vogliamo, in un certo senso è stato un po' di relax, comunque sono stati installati più di 100 punti e più su 17 siti di monitoraggio e sperabilmente appunto poi si proseguirà, ecco. Sì, Quindi mi sembra veramente un ottimo numero. D'altro canto, io, ecco, l'unica considerazione che mi viene da fare, poi veramente lascio spazio a se ci sono altre domande, riguarda un po' l'inizio della tua presentazione, in cui hai giustamente, secondo me, posto un po' l'accento sul motivo per cui Displace è nato, e sul fatto che, come tutti i prodotti che vogliono avere un certo successo, si basa su dei bisogni e sul modo, anche tecnologico, in cui avete cercato di rispondere a questi bisogni. Ecco, Displace, secondo me, risponde molto bene ai bisogni legati al costo, legati all'usabilità, al basso consumo. Diciamo che è un ottimo compromesso per rispondere a tutti questi bisogni. La tecnologia di per sé, cioè quei ricevitori GNSS a basso costo, in realtà ci sono da un po', no, non tantissimo, ma da un po'. Però mettere insieme tutto, non ultimo, la parte di processing, che è forse il cuore, la parte centrale che avete poi sviluppato voi, però ecco, non era così scontato. Quindi mi sembra veramente un prodotto molto pronto, ecco. Ci sono, se volete accendervi, cioè direi siete tutti mutati, ma se qualcuno vuole. Ciao a tutti, presentatore
Sono Fabrizio di Otri, vi Ciao. ringrazio innanzitutto per la presentazione che è stata molto interessante e anche molto chiara nella sua esposizione. Possiamo darci del tu, se non è un problema. Assolutamente. Max, dunque, io mi sono in passato occupato anche, diciamo, in maniera molto meno strutturata della vostra, ma ho realizzato anch'io dei sistemi di questo tipo con gli u-blox, con delle Raspberry e quindi con immagino sistemi analoghi, quindi un pochettino di esperienza ce l'ho anch'io. Infatti, guardando le immagini delle installazioni, mi sono venute un paio così di domande, curiosità più che altro, in particolare quella, l'installazione sulla condotta, ho visto che ovviamente la condotta è in una, diciamo, fascia di è inserita in un bosco abbastanza fitto, lei ovviamente ha questa fascia di cielo libero, però immagino che lì abbiate avuto anche dei problemi particolari di ricezione, di occlusione dei satelliti, quindi lavorando con un L1 immagino che insomma il rumore possa essere stato abbastanza difficile o comunque un problema da gestire. Questa è la prima questione che così ti chiedo, mentre la seconda invece è più di installazione. Io avevo visto che in passato tu hai indicato, ho visto la dimensione dei pali che nel caso della condotta erano quadrati, quindi con una maggior rigidità. Diciamo, la cassetta dei servizi, quindi diciamo, l'acquisitore e le batterie, solitamente io le spostavo dal palo proprio per evitare di avere spostamenti indotti magari dall'effetto vela del vento oppure dall'inerzia stessa di quella cassetta. Voi avete avuto problemi di questo tipo? Niente, curiosità di questo tipo qua. Ecco. No, no, sono entrambe domande estremamente pertinenti e corrette. Rispondo alla prima, sì, effettivamente, in particolare su uno dei 13 punti è stato veramente installato in una valletta molto, molto stretta dove c'erano molti alberi, per cui su quello abbiamo tuttora qualche problema effettivamente. Di rumorosità e anche di continuità nelle soluzioni, però diciamo aiuta il fatto che da quando ci sono anche i satelliti Galileo abbiamo appunto una copertura diciamo sostanzialmente sufficiente per avere dei risultati ragionevoli anche in aree piuttosto critiche, appunto come quelle di montagna, dove ovviamente abbiamo a che fare spesso per via delle frane, per cui per tutte quelle che sono le nostre esperienze di monitoraggio è successo solo fortunatamente solo raramente di avere dei punti che si sono rivelati sostanzialmente del tutto inefficaci per il monitoraggio. Per cui un po' appunto, come dicevo, aiuta il fatto che con l'utilizzo anche del sistema Galileo, quindi multicostellazione, riusciamo un po' ad ovviare a questo inconveniente e un po' anche con le tecniche di ricucitura dei cycle sleep, nel caso appunto in cui il segnale di qualche satellite possa essere intermittente, magari a causa del passaggio dietro le fronde di un albero, per cui si riesce sempre comunque nella quantità di dati a recuperare comunque l'informazione di spostamento, tranne appunto in qualche caso un po' più critico, Ok. come è successo ad esempio nel monitoraggio di questa condotta forzata, in particolare su uno dei 12 punti di monitoraggio. Questa è per rispondere alla prima domanda. La seconda domanda, sì, effettivamente sarebbe meglio mettere la cassetta e il pannello solare magari su un secondo palo, ad esempio gli NGV, che
utilizzato i nostri ricevitori per il monitoraggio di una deformazione gravitativa sul Gran Sasso, ha disaccoppiato completamente l'antenna dal pannello solare, ad esempio, no? Per ovviare il problema dell'effetto vela. È vero che per questo tipo di monitoraggio bisogna anche pensare a una cosa, cioè questo tipo di monitoraggio, qui non stiamo parlando di fare un monitoraggio geodetico, quindi un monitoraggio con tutti i crismi, con monumentazioni allo stato dell'arte, antenne choke ring, qui bisogna trovare una sorta, bisogna fare un po' di compromessi sostanzialmente. Certo. E bisogna riuscire a tarare bene questi compromessi per fare in modo che comunque il monitoraggio dia le informazioni necessarie ai geofisici per fare il loro mestiere e ovviamente a chi deve utilizzare, acquistare questo sistema di poterlo comprare oppure di eventualmente di utilizzare lo stesso budget però per aumentare il numero di punti. E quindi è stato un po' a displace, non è stato solo progettazione, ma anche una sorta di lavoro di, se vogliamo, di trovare quello che è il compromesso giusto per poter dare uno strumento utile senza spendere tanto. Questo è stato un po', se vogliamo, un po' l'idea che ha reso possibile poi questa cosa, insomma, questo progetto. Ok, ti ringrazio per le risposte. Sì, immagino che il compromesso sia, specie quando, soprattutto quando la richiesta della committenza è il basso costo per poter, come dici, aumentare i nodi piuttosto che essere magari super rigorosi e super precisi su un solo nodo, ma ovviamente avere una descrizione parziale del fenomeno proprio perché abbiamo pochi nodi, ma molto precisi, ecco. E l'ultimissima domanda, immagino che diciamo, sui server di processamento voi utilizziate le RTK lib, diciamo, in maniera semi-automatica, ecco, insomma. Sì, allora in realtà RTK lib l'abbiamo utilizzato finché possibile, nel senso che ovviamente non ci siamo messi a riscrivere il software da capo, abbiamo utilizzato RTK lib sostanzialmente per fare tutto il pre-processing, la sincronizzazione dei dati, e dopodiché sostanzialmente perché noi non facciamo non calcoliamo una soluzione come fa RTKlib, in realtà il nostro è un filtro batch ai minimi quadrati, quindi prende dei batch di dati di 24 ore, chiaramente a patto che non ci siano cycle sleep, però li processa tutti insieme in un batch unico. Per cui tutto il post processing, quindi quello che viene dopo la sincronizzazione dei dati, è stato invece sviluppato da noi. Ho capito, perfetto. Ti ringrazio molto ancora per l'intervento e per le risposte. Grazie a voi. E guarda, c'è una domanda per iscritto da parte di Domenico che chiede qual è la differenza con l'interferometria che permette di fare grosso modo le stesse cose senza dover installare attrezzature in campo che possono essere Certo, sì. diverse. Beh, l'interferometria ha il grosso vantaggio appunto che dà un'informazione diffusa dal punto di vista geometrico, perché le due tecnologie convivono, perché altrimenti il GNSS sarebbe già stato soppiantato dal SARA, ovviamente, se non fossero complementari le due tecniche di monitoraggio, perché sostanzialmente mentre il SAR dà un'informazione sostanziale e accurata sulla componente verticale, proprio per una questione geometrica, invece il GNSS è molto più accurato sulle componenti planimetriche rispetto a quella componente verticale, per un'ovvia ragione che noi non vediamo i satelliti, tutti i satelliti che sono coperti dalla Terra stessa, che stanno sotto, per cui dal punto di vista della triangolazione perdiamo qualcosa. Per cui le due tecniche sono complementari in questo senso.
sarda ha una buona risoluzione sulla componente verticale e GNSS dà un'ottima risoluzione sulla componente planimetrica. C'è un altro fatto che differenzia le due tecniche. Ovviamente il limite del SAR sono i tempi di rivisitazione dei satelliti, per cui tu riesci ad avere un'informazione di spostamento circa la settimana, occhio e croce. Purtroppo questo non è sufficiente per implementare dei servizi di early warning, laddove si sta parlando di frane, dove magari una frana può anche innescarsi, in un giorno di pioggia si innesca e bisogna essere pronti a prendere delle decisioni. Sul nostro sito di monitoraggio è stata chiusa una strada, ad esempio, basandosi sullo spostamento di una stazione GNSS che era scivolata a valle di mezzo metro. Per cui, ovviamente, in questo senso io la vedo così, la vedrei molto bene il SAR per fare una prima, diciamo, panoramica estesa dal punto di vista geografico degli spostamenti. Dopodiché andrei a identificare quelle aree più critiche e andrei a mettere i GNSS nei punti più critici, in modo tale da avere un'informazione in tempo quasi reale, sostanzialmente. E per poter implementare dei servizi di early warning su quella cosa. Per cui questo schema, secondo me, è ottimale. Quindi vedo le due tecniche assolutamente complementari in tal senso. Ok, sì, aggiungo solo una cosa, poi vedo che Renzo ha fatto un'altra domanda. Io credo che proprio la continuità nel GNSS e in displays in particolare sia l'elemento chiave, insomma, lo vedo parlandone con potenziali clienti con cui discutiamo di queste cose. Sì, devo dire che l'idea dell'early warning è centrale, non so se è una sensibilità acquisita in particolare un po' più in questi ultimi anni, però questo è il vero valore aggiunto, ammesso che le precisioni siano quelle che Max ci ha fatto vedere e che quindi consentano di misurare quello che dobbiamo misurare, però la continuità è veramente un elemento chiave. A proposito di early warning e servizi di allerta, Renzo chiede quali tipi di servizi sono previsti, SMS, mail, in quale modo? Sì, al momento sono mail ed SMS. Sostanzialmente c'è un ambiente, adesso vediamo se riesco anche a farvelo vedere. Un ambiente, se c'è tempo, dimmi tu, Tiziano. Quest'ambiente, non so se lo vedete, Sì. quest'ambiente che consente sostanzialmente su ogni punto di impostare delle soglie che non solo riguardano gli spostamenti, ma anche ad esempio, che ne so, le tensioni delle batterie. Se la tensione di batteria scende sotto un certo livello, a un certo punto parte un SMS o una mail e ciascun utente può impostare che ha ovviamente i diritti di accesso e di amministrazione del sito di monitoraggio, puoi decidere di impostare delle soglie a suo piacimento e di farsi mandare delle mail o dei messaggi SMS in modo tale poi da eventualmente andare a fare il controllo sul punto, controllo visuale sul punto. In questo senso, e con questa interfaccia è possibile appunto impostare tutte queste cose. Questa, già che ci sono, vi faccio vedere. Questo è un sito di monitoraggio in Trentino Alto Adige. Non so, qui vedete ad esempio questo stato. Aspetta, no, non vediamo più. Hai Non forse chiuso. vedete? Ah, Hai perché ho capito, scusami. chiuso il video. Forse ho capito perché avevo condiviso la sottofinestra invece che la finestra. La vedete? Eccola, sì, è arrivata. Ecco, vedete ad esempio su questo punto GPS1 a un certo punto c'è stato questo spostamento di 8 mm, no? E qui sostanzialmente poi sono andati a fare un controllo. Qui sostanzialmente avevano deciso di mettere dei tiranti in metallo, tre tiranti per stabilizzare il palo. E un tirante sostanzialmente si era rotto.
queste sono cose che succedono, no? Però qui, per intenderci, si vede bene come effettivamente la sensibilità dello strumento per uno spostamento di 9 mm, come in questo caso, è assolutamente, cioè la statistica, no? È evidente, insomma, no? Che è successo qualcosa, e in questo caso appunto è stato fatto un lavoro di ripristino dei tiranti che poi ha creato problemi anche in seguito, nel senso che poi hanno deciso di togliere i tiranti, nel momento in cui hanno tolto i tiranti ovviamente c'è stato questo spostamento, poi il monitoraggio è andato avanti, anche qui vedete la stessa cosa, questi sono stati degli spostamenti, però diciamo più in generale. Qui potete vedere, vi faccio vedere appunto l'andamento di questa frana. Queste sono le velocità e le frecce che indicano appunto gli spostamenti, come dicevo, planimetrici e in verticale. Come vedete, gli spostamenti planimetrici sono tutti nella direzione della massima pendenza in questo caso. E le velocità sono, diciamo, abbastanza basse, tutto sommato, per una frana, perché stiamo parlando di circa 5 mm in componente est, sostanzialmente, a questo punto. Quindi, e sono compatibili anche con le misure ottenute con le stazioni totali robotizzate, che sono state installate più o meno e quasi collocate con i punti GPS. Qui colgo l'occasione per farvi vedere ad esempio la telemetria. Adesso si è persa Aspetta, hai richiuso. ho chiuso per sbaglio, scusatemi, ma adesso cerco di ripartire e farvi vedere. Comunque, niente. Comunque, in ogni caso, poi su questo, ora, nell'ultima slide di Max c'erano i miei riferimenti, ma ci sono anche i suoi, ovviamente, per cui nel caso poi ci possiamo sentire. E niente, insomma, ecco, troverete tutto registrato, per cui lo trovate sia sul canale YouTube Digiterre, sia troverete il link sul canale Telegram di Geobreak. Non so se siete già iscritti, se non lo siete, lo trovate su Telegram come Geobreak, appunto, dove diamo i link e i remind dei vari appuntamenti mensili, anche quindi per i prossimi. E niente, direi questo è. Il prossimo appuntamento sarà tra 2 mercoledì, quindi la prima settimana di maggio. Non ricordo di cosa parleremo, ce Aspetta, l'avevo aspetta, nella magari presentazione. apro la slide. Aspettate, Se ci condivide la un'altra slide. slide, vediamo quella e direi Sì, aspetta un attimo che. che possiamo. La vedete? Eccolo qua. Ah sì, parleremo di. Vedete, come vi dicevo all'inizio, insomma, siamo al Geobreak 25, parleremo di tutt'altro, parleremo di piani regolatori, certificati di destinazione urbanistica e quindi una soluzione che abbiamo implementato per il comune di Isernia, per la compilazione dei CDU, con una soluzione ad hoc. Ecco, insomma, quindi si passa a un altro settore. 5 maggio 8:30, sempre a questo link, a cui si può accedere appunto liberamente senza registrazione. Direi a posto, grazie mille Max per la presentazione, grazie a tutti i partecipanti perché anche Grazie a quella di voi. discussione è stata interessante e a presto. Buona giornata. Grazie a tutti. Buona giornata a tutti.